Ecco, è già il terzo video che devo cancellare grazie alla Mariella, che praticamente lei quando ha in mano la telecamera schiaccia tutto e dopo alla fine il video si interrompe. E io comincio ad avere il cazzo e i coglioni pieni, anche della Mariella ultimamente. Allora, io ho già fatto due copertine, le ho già risanate completamente e mi rimane l'unica copertina su 750 LP che ho fra qui e di là. Avevo solo tre copertine. Se adesso mi va di culo anche questo video, praticamente non so come fare a insegnarvi a incollare le copertine. Speriamo che la Mariella, praticamente, almeno sull'ultima copertina che mi rimane, insomma, si comporti come Dio comanda. Buono, Mariella, non mettere la mano in basso sulla destra, perché tu schiacciando lì automaticamente chiudi l'immagine. È già la quarta volta che me lo fai. Di qua puoi fare così, metti qua la mano, toh. Quello lì va bene per me. Sì, va bene. Beh, buono. Allora, questo è un disco che oltretutto Teldec, DMP, DMM e tutto quanto, oltretutto le quattro sono di Vivaldi, stranamente, no? L'ho trovato messo in queste condizioni. Ah, devo rammentare che quando voi comprate queste copertine, all'interno, che voi non potete saperlo perché è incollato, c'è il numero seriale. Questo qui è il disco numero 4125 e c'è su tutti i dischi, che sia di qua sopra, che sia sotto, che sia dove volete. Ora qui la parte di qua non c'è, ma è di conseguenza è la parte inferiore che c'è scritto, le tonalità di colori che sono stati utilizzati, il numero seriale del disco e poi qua ci sono all'interno, che io adesso non vado a scollarlo ovviamente, no? Ci sono tutti gli altri dati del disco, perché la gente non sa come andare a trovare. Ora, se questo qui è stato fatto per la prima volta nel 1988 e nel 1991 hanno fatto la ristampa, che praticamente è pressoché identica, perché se fosse stata fatta nel 2020, allora capisci che è una ristampa. Ma a distanza di 2 anni, per la grande richiesta, l'hanno ristampato successivamente. A noi adesso non è dato di sapere quale sia l'originale o la ristampa. Mentre dentro, guardando dentro, praticamente si risale alla vera entità del disco. Adesso ne sapete un'altra, perché ci sono i Superman, che quelli che sanno tutto del vinile, che loro sanno dall'A alla Z, sanno tutto, però praticamente quando entrano nelle case discografiche o nelle case di produzione non sanno niente perché non possono entrarci. Al limite, siccome che sta andando di moda il disco negli ultimi 5-6 anni, loro sanno tutto quello che succede, ma non sanno tutto quello che era successo dal 70 in poi. Quindi ci sono delle sottigliezze che anche i Superman, maneggiatori di vinili, super esperti, che sono quelli che vi mettono nel culo 24 ore al giorno, perché voi comprate tramite internet giorno e notte, queste cose non le sanno. Bene, abbiamo appurato anche questo particolare. Allora, per incollare degnamente le copertine in maniera che un domani rimanga originale come quando è stato fatto la prima volta, basta usare colla Vinavil, che è l'unica, perché io ho usato anche delle colle che costano molto di più della Vinavil, però non valgono una sega. Niente, cominciamo. Allora, andiamo avanti e prendiamo la mediana di questo spazio e facciamo così. Mettiamo la colla nella parte mediana. Eccola qua. Bene. Idem con patate, facciamo dalla parte opposta fin dove si arriva ovviamente. E voi avete visto che questa parte qui era stata sigillata solo nel punto dove c'è il numero, ma non dove c'è l'etichettatura. Quindi, perché loro sanno che quando si vuole risalire a quello che è il disco, ci sono i riferimenti, perché non è che sul disco, quando mettono sul perimetro del disco, praticamente ci siano tutte le informazioni, né? C'è solo la data e il numero praticamente di stampa. Ma per quanto riguarda il seriale, per quanto riguarda vedere se è veramente una prima stampa, eccetera, eccetera, non
fa testo anche la copertina, perché sarebbe la prima stampata che ha fatto praticamente la cartiera, insomma, ecco. E da lì si risale se è una prima o una seconda stampa, perché tante volte puoi trovare un disco seconda stampa buttato dentro una copertina prima stampa e vinculano 50 euro. Capito il discorso? Capito, mi avete? Bene, adesso che avete messo la colla di qua e di là, cos'è che fate? Premete leggermente, così, e così. E se salta fuori un attimino di colla, la tirate via, così. E poi, non so, fate quello che volete, insomma, ecco. Perfetto. Se salta fuori vuol dire che c'è dentro. Se non salta fuori, rimanete nel dubbio che in quel punto non ci sia. Quindi è meglio che salti fuori un attimino di colla. Che tanto la colla Vinavil la tirate via e via. Poi state lì un attimo attenti che arrivo. Poi prendete una spugnetta leggermente umida, magari inumidita la sera prima, e li fate una passatina così di qua e una passatina così dalla parte opposta, in modo da tirar via i rimasugli di quello che possa essere la colla Vinavil. Perché quando si asciuga diventa un piccolo crostino, come se fosse un plexiglass, insomma. Ecco, ora dunque abbiamo tirato via tutto. Io sono usato, come ho fatto con questi due qua in precedenza, a metterli sotto un pacco di dischi. Non un pacco di dischi così, ma un pacco di dischi che il perimetro sia rettangolare e soprattutto sia omogeneo. Perché se voi prendete praticamente come peso 4-5 LP, tutto intorno, siccome che non c'è il disco, praticamente rimane sollevato, mentre con un pezzo di legno di 35x35 oppure con una raccolta di dischi, gliela mettete sopra e siete sicuri che il perimetro viene tutto preso in considerazione. Ultima cosa, quando fate questo lavoro qua, non mettete le copertine tutte così una sopra l'altra, ma mettetele sfalsate, nel senso che se questa qui sta girando fronte, ecco, sta girando così, questa qui non mettetela sopra così, ma mettetela sopra in questa maniera, in maniera che l'incollatura del successivo non vada in corrispondenza dell'incollatura di quello antecedente. Bene, fate così. Metteteci sopra questi che sono piatti, oppure un asse che sia più o meno uguale, e possibilmente due o tre, perché praticamente non dovete calcare la mano per appiattire le copertine, ma dovete mettere quei 700-800 grammi sopra, che praticamente facciano in maniera come se fosse immorsato praticamente da un falegname. Ecco, chiamiamolo così. Bene. Avete visto come si fanno a incollare le copertine, recuperarle, riportarle nelle condizioni. Ora aspetta un attimo, adesso ve ne faccio vedere una che è stata fatta in precedenza. Eccola qua. Lo zecchino d'oro. Questo qui è stato rifatto, è stato incollato tutto il bordo superiore e il bordo inferiore. Praticamente voi non ve ne accorgete più di nulla. Ecco qua. Adesso io lo metto qui ancora perché lo lascio lì 2-3 ore, insomma. Ora, zecchino d'oro messo per così, Teldec messo per così, Herb Albert messo per colà. Praticamente sempre sfalsarlo di rotazione di 90 gradi, sempre. Perché se lo fate 180 gradi vuol dire che lo mettete all'incontrario, però tecnicamente il bordo di qui e il bordo di là combaciano. Invece roteandolo solo di 90 gradi rispetto che a quello sotto. E ci potete mettere anche sotto 5, 6, 8, 10 copertine pressate con un po' di. E in questa maniera nel prossimo video vi faccio vedere i risultati, perché giustamente con questo video terminiamolo qua, perché la Mariella, insomma, poverina anche lei, mi dispiace perché, insomma, è un po' provata anche lei. Scusa Mariella. Niente, faccio vedere la Mariella. La faccio vedere solo sotto, non può distaccarsi da me perché abbiamo il carichino.
e ciao a tutti.